Da bambina affetta dalla balbuzie, professionista che mette a punto un metodo logoritmico per aiutare chi ha questo disturbo della comunicazione. La musicoterapeuta Brigida Cristallo ha presentato lanciando l'iniziativa che nasce con il sito internet Balbuzie Stop. Ad affiancare la Cristallo, docente di lingua e letteratura italiana al Da Vinci De Giorgio, ci sono anche il foniatra Benito Michelizza, l'attrice Marta Bucciarelli, la psicologa Marianna Di Rico e la soprano Anna Maria Caruso. Il percorso per il trattamento della balbuzie ha durata biennale e si articola in 3 livelli. Si inizia ad agosto a Casoli nel centro sanitario ambulatoriale. Infine, con l'associazione Caffè Letterario e non solo, presieduta dalla dirigente scolastica Mirella Spinelli, sarà avviata una campagna di sensibilizzazione sul tema della balbuzie. Nasce soprattutto dalla esigenza che è emersa durante la didattica a distanza, perché durante la didattica a distanza i problemi collegati alla balbuzie sono venuti assolutamente a galla, semmai ce ne fossimo dimenticati invece sono riemersi prepotentemente, soprattutto perché, come noi sappiamo, tutti quanti gli esami, sia quelli del primo ciclo che quelli del secondo ciclo, si sono giocati sulla prova orale. Noi immaginiamo che per il balbuziente è già difficile comunicare quando siamo vicini e quando non sono accesi i riflettori, ancora di più se poi sappiamo che stiamo comunicando in un contesto che è quello scolastico, alla fine di un percorso come quello della scuola secondaria di secondo grado. E poi vogliamo anche parlare della grande difficoltà che il balbuziente ha al telefono oppure dietro una telecamera. Ebbene, immaginiamo, anzi purtroppo non dobbiamo immaginarlo perché lo sappiamo, quest'anno l'esame di stato del primo ciclo è stato realizzato con una webcam, quindi significa che è stato realizzato dietro il computer. Questo ha reso ancora più complicato per il balbuziente potersi esprimere, tanto più che il minutaggio era estremamente ridotto. Il ruolo della foniatra ha una importanza in quanto preserva da iniziative improprie riguardo ad una modalità comunicativa abbastanza diffusa, l'1% della popolazione balbetta all'incirca, e permette di fare uno sviluppo della competenza motoria del linguaggio in maniera abbastanza sicura e certa. Ho sposato, possiamo dire, questa posizione perché ho conosciuto l'intervento svolto in questo corso, l'ho giudicato appropriato e garante di una adeguatezza degli interventi, un'adeguatezza delle proposte, soprattutto di tipo pedagogico-comunicativo, che possono essere superficializzate.